Angelo, no, Andò. Andò, andi a venire a setto. Ma con chi te qua? Angelo, ho detto prima, no, Andò. Chi te qua? Ho detto prima, no, Andò. No, ma chi te qua, Andò? No, non lo so. Tu mi porti là, mi porti fuori. E dopo vediamo quando si arriva a mettere qua. Ciao, ma scrive te. Che cosa? Ma che cavolo, dopo? Vado. Buonasera a tutti. Procediamo con l'appello. Dottore, prego. Petrella Luigi Umberto. Presente. Natale Giulio. Presente. Luongo Francesca. Milone Giovanni, assente. Luisi Antonio, presente. Natale Carlo, assente. Ambrosone Rocco, presente. Sperlongano Veronica Sara, assente. Riccardo Vincenzo, presente in video call. Okay. Dario Giuseppe. Buonasera. Greco Assunta. Presente. Napoletano Dario. Assente. Oliva Nicola. Assente. Assente. Scialla Giuseppe Euprio. Assente. Assente. Schiavulli Guido. Assente. Assente. Petrella Concetta Anastasia. Assente. Raimondo Rosa. Assente. Assente. Nove componenti presenti. Ok, grazie dottore. Prego. Volevo ricordare che il Consiglio Comunale di oggi si compone da un ordine del giorno di cui fanno parte una serie di debiti fuori bilancio e poi c'è una seconda parte aggiuntiva al Consiglio Comunale integrata perché c'erano degli ulteriori debiti fuori bilancio. Ricordiamo che per tutti questi sono stati rilasciati i pareri sia dell'organo dei revisori sia il parere contabile dell'ufficio e inoltre sono stati mandati anche di regolarità tecnica e sono stati inviati tutti gli atti a tutti i consiglieri e agli assessori. Ricordiamo inoltre sempre che i debiti fuori bilancio vanno nel più breve tempo deliberati una volta diciamo maturati proprio per evitare che possa essere in un tempo molto vicino un ulteriore sborso da parte dell'ente. Li leggiamo rapidamente, se ci sono delle domande ci fermiamo. Ricordo a tutti i consiglieri nella votazione che ogni debito va votato due volte per l'immediata eseguibilità. Quindi, primo punto all'ordine del giorno, primo debito, riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, risarcimento danni in favore di Galdiero Giacomo. Galdiero Giacomo, favorevoli? Riccardo, tutti favorevoli presenti? Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Nessun contrario e nessun astenuto? Riccardo, Vincenzo puoi alzare anche la mano se non vuoi attivare l'audio perché comunque ti vediamo. Va bene? Ci senti? Possiamo un attimo controllare il collegamento. Ci senti, Angelo? Vincenzo, ci senti? Puoi anche alzare la mano in modo che non attiva l'audio ogni volta. Ok, perfetto. Quindi favorevole anche Riccardo. Secondo punto all'ordine del giorno. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, risarcimento danni in favore del signor Iavarone Nicolai Vitai.
Favorevoli? Tutti presenti, compreso Riccardo, nessuno astenuto né contrario. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Tutti presenti, compreso Riccardo. Terzo punto, riconoscimento debito fuori bilancio, sempre ai sensi dell'articolo 194. Responsabilità in solido, corresponsione, importo pari al 50% all'ASL di Caserta. Favorevoli? Tutti presenti, anche Riccardo. Nessun contrario astenuto. Per immediata eseguibilità, favorevoli? Tutti presenti, compreso Riccardo. Quinto punto, riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194, risarcimento danni in favore della signora Fontana Ada. Favorevoli? Tutti presenti? Nessuno astenuto né contrario? Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Tutti. Riccardo, ci sente sempre? Consigliere Riccardo? Vincenzo, ci senti? Ci senti? Non riusciamo a... Lo vediamo, ma non... Riusciamo a... non riusciamo. Si può telefonare un attimo? Un attimo solo. Riprendiamo un attimo, quarto punto all'ordine del giorno, lo ripeto perché c'è stato un errore mio nella lettura, debito fuori bilancio, sentenza risarcimento danni in favore di Società Immobiliare Castelvolturno SRL e Studio Impresa Ricerca e Sviluppo SRL, rappresentate e difese dall'avvocato Michele Cascone, questo è il punto numero 4, Cascone, sì, Michele Cascone. Favorevoli, punto numero 4. Tutti, Riccardo? Ok, perfetto, nessuno astenuto né contrario. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Tutti, compreso Riccardo. Questo era il punto numero 4. Quindi punto 5 adesso, l'abbiamo già letto prima, lo rileggo. Punto numero 5, ripeto, riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, questo è il risarcimento danni in favore della signora Fontana Ada, dove ci eravamo fermati prima. Favorevoli? Tutti, Riccardo favorevole, nessun contrario né astenuti. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli, tutti presenti, compreso Riccardo. Sesto punto, riconoscimento debito fuori bilancio, sempre ai sensi dell'articolo 194, risarcimento danni in favore della Fabe Group SRL. Favorevoli, tutti, Riccardo favorevole, nessun astenuto né contrario. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Tutti, compreso Riccardo. Punto 7, riconoscimento debito fuori bilancio, risarcimento danni in favore di Shantis Ioannis. Favorevoli? Tutti presenti, Riccardo compreso, nessun contrario né astenuto. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Tutti presenti, compreso Riccardo. Punto 8, riconoscimento debito fuori bilancio, risarcimento danni in favore del signor Salvatore Miranda, rappresentato e difeso dagli avvocati Parente e Domenico Laudadio. Favorevoli? Tutti, Riccardo, nessun contrario né astenuto. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Tutti, compreso Riccardo. Punto 9, riconoscimento debito fuori bilancio, questo è risarcimento danni in favore dei signori 1 maggio Domenico, 1 maggio Giulia e 1 maggio Anna Flora. Favorevoli? Tutti compreso Riccardo, nessun contrario né astenuti. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Tutti i presenti più Riccardo. Punto 10,
riconoscimento debito, sempre articolo 194, la sentenza numero 4103 del 2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Favorevoli? Tutti compreso Riccardo, nessun astenuto né contrario. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Tutti compreso Riccardo. Punto 11, riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194. Questo è sentenza di condanna a carico del signor Tarnone Caterina più 2 e decreto presidenziale di nomina, demolizione fabbricato abusivo denominato American Palace, liquidazione dei compensi del commissario ad acta, architetto Francesco Cassano. Favorevoli? Tutti presenti più Riccardo, nessun contrario né astenuti. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Tutti compreso Riccardo. Punto 12. Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalla sentenza numero 3918 del 10 giugno 2022 emessa dal TAR Campania relativa all'ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo numero 703 del 2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su un ricorso proposto dalla Senesi S.p.A. Favorevoli? Tutti presenti, compreso Riccardo, nessuno astenuto né contrario. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Tutti presenti, Riccardo compreso. Punto 13, riconoscimento debito fuori bilancio. Allora, qua abbiamo sentenza numero 5477 e precetto, pagamento more in favore dell'avvocato Luigi Maria D'Angiolella. Favorevoli? Tutti, compreso Riccardo. Non ci sono astenuti né contrari. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Tutti presenti, compreso Riccardo. Punto 14, riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194. Abbiamo sentenza numero 1135-2023, TAR Campania, sezione quinta, risarcimento danni in favore delle signore Russo Cristina, Russo Giuseppina, rappresentate e difese dall'avvocato Nunziante Antonio. Favorevoli? Tutti presenti più Riccardo, nessuno astenuto né contrario. Per l'immediata eseguibilità votiamo favorevoli, tutti più Riccardo. Punto 15, riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194, questa sentenza numero 642 del 2023, risarcimento danni in favore del signor Di Bitetto Nicola, spese legali per l'avvocato Enrico Palmieri. Favorevoli? Tutti presenti più Riccardo, non ci sono contrari astenuti. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Tutti presenti, più Riccardo. Punto 16. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194. Buonasera, consigliere. Dottore, segniamo Schiavulli presente. Facciamo accomodare il consigliere. Così stiamo deliberando i debiti fuori bilancio. Voglio solo aggiornarla perché è arrivato adesso. Siamo al punto 16, che lo leggo. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194. Risarcimento danni in favore delle signore, a questo abbiamo letto, Russo Cristina, Russo Giuseppina, rappresentate difesa dall'avvocato Nunziante. Questo abbiamo deliberato tutto. Votiamo, sì, questo dobbiamo votare, poi è entrato Guido. Favorevoli? Tutti più Riccardo, né ci sono astenuti né contrari. Per l'immediata eseguibilità del punto 16, favorevoli? Tutti. Contrario? Contrario Schiavulli. Sul merito della... Contrario sul debito. Immediata eseguibilità? Guido? Favorevole all'immediata eseguibilità. Vabbè, sempre. Punto 17. Riconoscimento debito fuori bilancio. Sentenza numero 117. Risarcimento danni in favore di Lavoro e Giustizia, società cooperativa ARL. Favorevoli? Tutti più Riccardo, astenuti? Nessuno? Contrari? Contrario Schiavulli. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Tutti all'unanimità. Punto 18. Riconoscimento debito fuori bilancio, senza l'articolo 194. Sentenza di risarcimento danni in favore dell'avvocato Luigi Roma. Favorevoli? Tutti più Riccardo, astenuti? Nessuno? Contrario? Consigliere Schiavulli, votiamo per l'immediata eseguibilità, favorevoli, Guido favorevole anche Schiavulli all'immediata eseguibilità, tutti presenti più Riccardo
Punto 19, riconoscimento debito fuori bilancio, sentenza dell'articolo 194, sentenza numero 4406 del 2022, risarcimento danni in favore del signor Troise Sergio. Favorevoli? Riccardo favorevole, contrari? Guido Schiavulli, astenuti? Nessuno. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Tutti i presenti. Allora, questa è la prima tranche di debiti fuori bilancio, è finita, no, siamo in bilancio. Abbiamo l'ultimo punto della prima convocazione, che è l'approvazione del bilancio di previsione finanziario. E così, l'integrazione viene dopo. Punto numero 20, vogliamo... giusto, chiamiamo anche qui l'assessore, nel caso ci sia qualche domanda o qualche intervento. Si può accomodare. No, le indicazioni vanno dopo, vanno in coda. Questi stanno di qua. No, non c'è. Questa è una prima convocazione. No, ma tanto posso stare anche in piedi. No. Allora, buonasera a tutti, Presidente, consiglieri. Buonasera. Presentiamo il bilancio di programmazione 2023-2025. Questo bilancio è il risultato del lavoro di squadra di tutta la Giunta e di una collaborazione fra i vari settori dell'amministrazione, dei dirigenti e dello staff, ed è frutto di un approccio di ampia condivisione delle problematiche e delle strategie, con la definizione delle priorità rispetto all'evidente scarsità di risorse ed in linea con gli obiettivi programmatici del mandato. Come è noto, il bilancio del Comune viene formato partendo da previsioni di entrata e sulla base di queste vengono formulate le previsioni di spesa, quindi è un bilancio ancorato a dati storici degli anni precedenti per i flussi di cassa e per la spesa corrente. Tende anche a programmare una serie di interventi per le opere pubbliche previste dal PNRR. Tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, delle scelte adottate negli esercizi precedenti e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche. Questo bilancio però si trova affronta un grosso problema, che è quello dell'aumento esponenziale dei costi, quello dell'energia elettrica determinata prima dal Covid e poi dalla guerra russa-ucraina. Accanto a questi aumenti, questo bilancio sostiene anche alcuni tipi di costi imposti dalla normativa regionale. Mi riferisco a delle rette per i bambini ospiti nelle case famiglia, la spesa quotidiana per i cani randagi. Vi ricordo che Castelvolturno conta almeno 300 cani nei ricoveri che bisogna quotidianamente sostenere, per i quali il costo è raddoppiato. Si reputa pertanto che per il 2023 c'è un aumento della spesa corrente di oltre 900.000 euro. È chiaro che questi 900.000 euro verranno tolti a quelli che sono, diciamo, gli scopi dell'amministrazione per sostenere, e parliamo di spesa ordinaria. L'obiettivo che questa amministrazione si è posta è quello, da un lato, di intervenire, quindi per non aumentare le tasse, quindi non riversare ai cittadini ulteriori costi. Nessuna aliquota delle imposte comunali è stata aumentata, abbiamo confermato l'aliquota IMU, l'amministrazione è intervenuta per calmierare gli aumenti della mensa scolastica, questa è una cosa importante, teniamo conto anche delle spese delle derrate alimentari. Allora, per quanto riguarda le entrate possiamo evidenziare come le entrate siano previste in crescita in ragione della ripresa e del recupero degli anni precedenti, delle attività di recupero di evasione tributaria che è stata sospesa a causa degli eventi pandemici e delle norme emanate in conseguenza di essi. Gli stanziamenti appostati corrispondono agli atti di fatto già esecutivi e per i quali è previsto comunque un incremento del fondo per i crediti di dubbia esigibilità di un aumento del circa il 35%. L'andamento dei trasferimenti, quindi oggetto di approfondimenti e incontri con i competenti ministeri, sono stati quantificati con i dati disponibili, diciamo, dal Ministero. Uno degli obiettivi politici che ci siamo già detti in sede di DUP, ma qua vogliamo ripetere perché è bene, è evidenziare la forte discrepanza in cui si trova questo bilancio, no? Fra la reale capacità fiscale rispetto a quella che viene imputata, in ragione della unica condizione di Castelvolturno. Abbiamo già detto che questa amministrazione si sta impegnando anche per cercare un legame diretto con il Ministero e trovare un patto specifico.
Con riguardo alla Tari abbiamo detto che la fortuna è stata che le tariffe copriranno interamente i costi e un aumento esponenziale verrà fatto anche per quanto riguarda una nuova progettazione per un'infrastruttura informatica per i processi di riscossione e interconnessione. Si è cercato anche di trovare, adesso ci stiamo attivando per trovare un partenariato adeguato che possa consentirci anche l'intercettazione e i controlli incrociati. Altre entrate sono abbiamo previsto un parziale aumento dell'addizionale comunale anche in ragione dei potenziali investimenti, in ragione di 300.000 euro annui, questo in ragione anche degli aumenti, diciamo, degli indici ISAT e quant'altro. L'IMU, la percentuale, come ho detto, è rimasta costante, si prevede un aumento, è prevista per 15 milioni di euro. Poi abbiamo anche questa possibilità delle entrate tributarie in maniera copiosa in ragione dei possibili fruttuosi esiti di questi regolamenti che sono stati poc'anzi approvati. Anzi, voglio comunicare a questo Consiglio che si è già provveduto ad inviare le prime comunicazioni e quindi stiamo ricevendo un discreto risultato sulle istanze di definizione agevolata delle situazioni pendenti. L'uscita, lo sapete, l'uscita, noi abbiamo due tipi di uscite, l'uscita corrente e l'uscita straordinaria. Purtroppo l'uscita corrente prevede in termini di spending review anche una virtuosità per il 2024. Tant'è vero che se vedete i dati comparati che sono stati poi consegnati a voi, abbiamo una riduzione per il 2024. Per il lavoro dipendente è stato stanziato l'importo necessario per realizzare il piano di assunzione, per garantire il turnover e sono stati stanziati, questa è una cosa importantissima che ci tengo a evidenziare a questo Consiglio, e che sono stati stanziati degli importi rilevanti per dei finanziamenti. Abbiamo ottenuto dei finanziamenti del PNRR ed è stata garantita la copertura di maggiori costi di alcuni servizi che vi ho poc'anzi detto, la custodia dei cani, le lette di ricovero, i costi di energia, ed è stata garantita la copertura finanziaria per un numero, posso? Grazie. Per un numero copioso e considerevole, per un importo per i debiti fuori bilancio derivanti da alcune sentenze che incideranno purtroppo non poco sull'equilibrio di questo bilancio già fortemente precario. Quindi l'indebitamento dell'ente, come vedete nel prospetto che vi abbiamo allegato, ha un'evoluzione che trova un unico decremento nel 2025. Per il 2023-2024 resta fortunatamente, consentimi di dirlo, abbastanza stabile. Le spese per gli investimenti sono tutte quante realizzate con il piano di investimenti approvato con la delibera del 14 aprile 2023 e contiene elementi tali da contribuire in maniera determinante a ridefinire il volto del territorio, in ragione del quale noi abbiamo previsto anche una percentuale di aumento in termini di IRPEF e le aspettative dei cittadini. Ve le indico e a vostra disposizione, ma alcune sono rilevanti. Abbiamo 26 milioni di euro per la cittadella del green, l'automazione a basso consumo, lavoro manuale, selezione e valorizzazione degli imballaggi e rifiuti da imballaggio, che potrebbe addirittura consentire, se la prospettiva funziona, di far venire anche gente da fuori il comune per utilizzare questa risorsa che potrebbe essere industriale. Abbiamo altri 29 milioni di euro per la cittadella scolastica sul lotto libero del terreno confiscato alla Camorra, mediante la delocalizzazione di alcuni circoli didattici come quello del Garibaldi per eliminare il rischio docente geologico. Abbiamo una demolizione e ricostruzione di una serie di edifici da uso abitativo a uso scolastico. Un altro importo, 17 milioni di euro, per la rifunzionalizzazione del sistema di drenaggio urbano, il depuratore, le reti fognarie, le stazioni di sollevamento per ridimensionare il divario delle infrastrutture e in un'area fortemente depressa come la località di Destra Volturno. Infine un altro che merita attenzione è questo di 17 milioni che è rifacimento, adeguamento delle reti fognarie, il depuratore sempre a Destra Volturno e le stazioni di sollevamento del territorio comunale sulla sponda del fiume del comune di Castel Volturno. Questa carrellata di numeri ovviamente costituisce il quadro del bilancio evidenziato già, è inutile dirlo, nel DUP, ma indica chiaramente la contraddizione in cui versa questo comune e il bilancio
di rispetto. Se da un lato infatti la strada del risanamento è intrapresa con determinazione grazie a queste iniziative, dall'altro purtroppo le insidie sono troppe e gravano ovviamente sullo stesso bilancio. Stimolati da questo, diciamo, positivo abbrivio, abbiamo affrontato una realtà, diciamo, in tutta la complessità, e così, pur nelle evidenti ristrettezze finanziarie e organizzative, abbiamo avviato interventi a largo raggio che rappresentano una strategia sul quale intendiamo continuare. Quindi gli interventi sono tre, per cui questo bilancio, oltre a essere un insieme di numeri, è più che altro una programmazione. Quindi il primo intervento è stato quello sul piano della riscossione, che si potrebbe dire ampiamente soddisfatto perché già è partito. Un secondo intervento riguarda la cura, diciamo, del patrimonio pubblico. Su questo chiaramente possiamo fare riferimento ai dirigenti del settore e agli assessori, ma nel bilancio ci è stata data una considerevole riserva per questi, perché il patrimonio pubblico rappresenta chiaramente una forte risorsa se viene gestito nel migliore dei modi, in un'ottica, diciamo, ridisegnata e potenziata di quest'area di patrimonio. E questo rilancio del processo di valorizzazione consentirebbe anche, come fu detto in passato, di articolare anche delle politiche giovanili collegate. E un terzo intervento ovviamente è il ciclo della raccolta di rifiuti, che sui quali lo stanziamento è copioso. Ovviamente termino la mia relazione con una piccola riflessione che, diciamo, è stata fatta e che voglio condividere. Sarebbe necessario impostare una nuova politica di bilancio che superi la rigidità della scadenza annuale e carica di eccessive attese e di vincoli, assuma nella prassi una visione di approccio dinamico e flessibile. In sostanza, a decidere insieme che la sessione di bilancio è un percorso costante e dinamico, e che oggi quelli che chiamiamo assestamenti costituiscono invece delle vere e proprie manovre di miglioramento della gestione complessiva. Perché vogliamo continuare? Pure prima. Allora, grazie assessore intanto per la relazione impeccabile. Segnaliamo solo che il consigliere Milone è entrato in aula e quindi è presente, mentre lascia la seduta il consigliere Schiavulli. Prima di passare alla votazione, il sindaco ha chiesto la parola. Prego, sindaco. Ma oltre a ringraziare l'assessore, che è stato molto esplicito nel relazionare lo schema di bilancio, non ho capito la posizione del consigliere Schiavulli, che abbandona l'aula e dice: adesso potete anche continuare. Potevamo continuare anche prima, i numeri c'erano comunque. Evidentemente lui è stato chiamato, come l'altra volta, per far mancare qualche numero a questo consiglio comunale. Vabbè, insomma, ne prendiamo atto e andiamo avanti con il proseguo del consiglio. Grazie. Grazie sindaco. Se, come vedo, non ci sono interventi né richieste, possiamo dunque passare alla votazione per l'approvazione del punto 20, approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Favorevoli? Tutti i presenti, compreso Riccardo. Nessun contrario né astenuto. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Tutti i presenti, più Riccardo. Prossimo punto. Abbiamo la nomina membri della Commissione Locale per il Paesaggio. In seguito a una situazione di incompatibilità di un componente della Commissione Paesaggio, ci vediamo costretti ad integrare un nuovo elemento per dare la possibilità di far proseguire i lavori della Commissione stessa. C'è bisogno di una votazione, quindi verrà distribuito un foglio. Ogni consigliere dovrà scrivere un nominativo tra quelli presenti nell'elenco allegato alla proposta. Ci serve una persona? Sì, ci serve pure uno. Pure uno solo, perché la c'è solo la maggioranza. Francesca Longo e Dario, ci vuoi dare una mano per lo scudo? Al limite, se fa un foglio lo possiamo mettere a video. Se lo scrive lo vediamo a video. Noi potremmo pure farlo, no, in bianco. Lo puoi mandare direttamente a te e tu lo fai vedere al segretario. Dottor, sì. Se lo mandi direttamente a lui e lui lo...
Francesco, se passiamo con la cassetta così mettiamo tutti, raccogliamo i biglietti. Parla. Ok. Prendiamo atto della richiesta del consigliere Riccardo di astenersi dalla votazione, in quanto essendo collegato avrebbe difficoltà, proprio essendo una votazione segreta, la sua volontà è quella di astenersi dalla votazione. Stiamo raccogliendo i bigliettini. Abbiamo come scrutatore il consigliere Francesca Longo e poi nel momento in cui apriamo la cassetta chiamiamo pure il consigliere Napoletano. Siamo due scrutatori. Abbiamo raccolto tutti? Dario, vieni un attimo pure tu. Apriamo insieme. No, vabbè, ci vogliono sempre due. Ma il laggì, E basta, Maria. Tu ci segniamo pure i voti. Laggì, Procediamo allo scrutinio. Petrillo Raffaele. Voto nullo. Petrillo. Petrillo Francesco. Però. Un attimo solo, perché Raffaele il nome è segnato Francesco. Presente, no, questo non è valido. Non è valido, quindi nullo. È nullo. Ci sono altri? Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voti per il geometra Petrillo Raffaele, 2 voti nulli e il consigliere Riccardo che si è astenuto dalla votazione. Quindi, dottore Garbutti, penso possiamo dire che il componente da aggiungere alla commissione del paesaggio è il geometra Petrillo Raffaele. Sì. Dobbiamo fare anche una votazione oppure? No. Prendiamo direttamente atto di quelli che sono della regolarità degli esiti della votazione. I bigliettini li dobbiamo mettere in busta. I bigliettini li mettiamo agli atti. Li consegno agli scrutatori. Sono 7 voti. 5, 6, 7. E 2 nulli. E 2 nulli. Più il consigliere Riccardo che si è astenuto alla votazione. Con questo abbiamo terminato il primo ordine del giorno, c'è un ordine del giorno integrativo e procediamo alla lettura. Consigliere, siamo pronti? Sì, mettiamo qui agli atti al segretario. Facciamo anche per chiudere l'iter una votazione per la presa d'atto della nomina del nuovo componente e per la regolarità ovviamente dell'operazione e della votazione. Nominato il geometra votato dalla lista allegata alla proposta, il geometra Petrillo Raffaele. Votiamo per favorevoli, compreso Riccardo, nessuno astenuto né contrari, immediata eseguibilità, favorevoli, tutti compreso Riccardo. Allora, continuando con i punti integrati, abbiamo un altro debito fuori bilancio. Questo è il numero 1 dell'ordine integrativo. Abbiamo debito fuori bilancio, decreto ingiuntivo numero 1597-2022, istante del super condominio Baia Verde. Favorevoli? Tutti compreso Riccardo. Contrari e astenuti non ce ne sono. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Tutti compreso Riccardo. In questa votazione consigliere Milone assente. Sì. Consigliere Longo ha votato. Consigliere Milone assente. Un attimo che registriamo le presenze.
Abbiamo preso atto? Sì. Tutto, voglio fare un attimo 5 minuti di pausa. Voglio ristabilire pure il collegamento con il consigliere Riccardo per gli ultimi 3 punti. Consigliere Riccardo, ci sente? Ok, perfetto. Dottor, vogliamo fare un attimo l'appello, perché il consigliere Schiavulli si è alzato, il consigliere Milone pure. Se facciamo un attimo rapidamente l'appello, giusto per verificare, allora, il numero legale. 18 e 28. Sì. Petrella Luigi Umberto. Presente. Natale Giulio. Presente. Luongo Francesca. Milone Giovanni. Milone Giovanni, dove è assente? Ha abbandonato l'aula. Luisi Antonio. Natale Carlo, assente. Ambrosone Rocco. Spelongano Veronica Sara, assente. Riccardo Vincenzo. Presente. Daria Giuseppe. Grieco Assunta. Napoletano Dario. Oliva Nicola, assente. Scialla Giuseppe Eupri, assente. Schiavulli Guido, assente. Petrella Concetta Anastasia, assente. Raimondo Rosa, assente. Grazie dottore, possiamo quindi continuare. Secondo punto dell'ordine integrativo. Proposta d'approvazione d'atto transattivo Comune di Castelvolturno e dottor Valerio Boccone per un riconoscimento spettanze inerente agli incentivi come dall'ex articolo 113 del decreto 50 del 2016. Favorevoli? Tutti tranne la consigliera Luongo, anche Riccardo. Contrari? Nessuno. Astenuti? Consigliera Luongo. Solo Luongo. Luongo, Luongo. Per l'immediata eseguibilità, tutti all'unanimità. Terzo punto, riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194, sentenza di risarcimento danni in favore della signora Balsamo Antonella nella qualità di genitore esercente la patria potestà sul minore Renda Mario. Favorevoli? Tutti, compreso Riccardo. Non ci sono astenuti né contrari. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli tutti, compreso il consigliere Riccardo. Ultimo punto, riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, sentenza numero 4747/2023, risarcimento danni in favore di Cicala Francesco. Favorevoli? Tutti presenti più Riccardo. Non ci sono astenuti né contrari. Per l'immediata eseguibilità, tutti all'unanimità, compreso sempre il consigliere Riccardo, collegato in remoto. Con questo abbiamo completato tutti i punti. Io posso solo fare un saluto a tutti i presenti, consiglieri, assessori, a chi è collegato da remoto, a tutti gli addetti ai lavori, al segretario e ai funzionari che sono stati presenti, che anche se non sono intervenuti hanno dato la loro disponibilità, in particolare il funzionario Pirozzi e Griffo, che si è già allontanato. Penso che possiamo chiudere qui. Sindaco, vuoi fare qualche ultima considerazione? No. Chiudiamo qui la seduta, allora. Buona serata a tutti.